Pregato di non telefonare. Adesso devo pregarvi di sospendere anche l'invio dei fiori. Ma nemmeno per idea. Ma che opinione vi siete fatta di me? Io che gli dite non telefonate, non telefona, non mandate i fiori, non li mando. Ma non abbiate pazienza, signorina, sono mica un bambino. Ah, sì, naturalmente, da sempre peggio, cioè meglio. Come? Il ricevitore? Ma si capisce che non potete riattaccare il ricevitore? Perché il vostro intuito vi avverte che devo dirvi una cosa veramente importante. Siete mai passati in questi giorni per il Valentino? No? Beh, passateci quando uscite dal laboratorio. Specialmente oggi con i tigli tutti fioriti sotto il sole è uno spettacolo veramente incantevole. Non ci mancate che voi. Naturalmente io non ci sarò, sarebbe una stonatura. Passateci così, per voi sola. Ah, nient'altro, signorina. Buongiorno, signorina. E scusate. Centralino? È la dottoressa Gardi. Se ritelefonasse l'avvocato Fontana non ci sono. Sì, sì, per lui non ci sono mai. Grazie. Ogni giorno un profumo nuovo, signorina? Già. Fortunata mortale. Per carità, dottore. Signorina, in direzione. Ah, vengo subito. Avanti. Sì.
signor direttore? Signorina, vi ricordate dell'ultima fornitura di solfato alla ditta Bedini di Genova? Perfettamente. Com'era? Regolare. Ero sicuro. Avvocato? Avete sentito? Sì, sì, tutto molto chiaro. Però bisogna provarlo giuridicamente. Il nuovo legale della nostra ditta, l'avvocato Fontana, la dottoressa Algardi. Fortunatissimo. Dunque, signorina, la ditta Bedini pretende niente meno che la qualità dei solfati fosse scadente. E non paga. Non paga? Scusate, signorina, voi la merce l'avete controllata? Naturalmente. Siete sicura che... La merce era in perfetto stato di conservazione. Sì, 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 fate salire. Dunque, signorina, bisognerà cominciare a fornire subito all'avvocato tutti gli elementi per la causa, e bisognerà anche fargli un piccolo promemoria. Buon lavoro. Arrivederci, avvocato. Arrivederci, commendatore. Da quanto tempo siete l'avvocato della ditta? Da questa mattina. Ah, e l'avvocato di Pau? Un mio carissimo amico. Se si l'ho pregato di accompagnare a Genova una signora, una mia cliente, per un'inchiesta. Una causa molto importante di successione della quale io non potevo assolutamente occuparmi. Ha accettato. Sì, sì, ma una condizione, che io mi occupassi della vostra causa dei solfati. E io, mio malgrado, CaO più SO2 CO. Un momento, scusate, non ho ancora trovato il coso. Ah, ecco. Ecco, CaO. CaO più SO2 CO. Più O. E questo procedimento come lo chiamate? Dissociazione termica del solfato di calcio. Termica, solfato di calcio. Volete qualche altra spiegazione? Oh, sì. Altro che. Soprattutto una cosa non mi sembra molto chiara. Che cosa è che non è molto chiara? Ecco. Dunque, mi avete detto che il solfato di calcio della fornitura Bedini... Grazie. Della fornitura Bedini? Appunto, è stato ottenuto dalla nitrite solforosa con il solito procedimento. Esattamente. Ma... E che cosa avete scritto qui? Va bene. SO2, giusto, e allora? E allora perché? Perché che cosa? Sì, dico, perché nella vostra perizia avete scritto una formula diversa. Niente affatto. Ma come no? Sentite, per favore, vi prego, è da mezz'ora che siete qui. Entro 5 minuti dite quello che volete, voglio restare sola per continuare il mio lavoro. E vogliamo ricominciare allora? Senz'altro. Ma mio Dio, è la stessa cosa, tale quale. Ma il procedimento è diverso. Il procedimento è lo stesso. Ma come lo stesso si ottengono risultati differenti? Non oso neanche dirvi se volete che vi accompagni a casa. No, vi ringrazio. Assolutamente? Assolutamente. Ma come, sono stata 2 ore in laboratorio a spiegarvi che i procedimenti sono equivalenti. Equivalenti, non uguali, quindi diversi. Abbiate pazienza, signorina, ma io vedo le cose da avvocato, cioè con la mentalità di quelli che dovranno poi giudicare la causa. E scusate se insisto, ma la formula che mi avete scritto la ricordo benissimo. Sì. CA SO4 più 2C. Uguale CAS. Più 2CO2, dunque vedete che vi siete sbagliata. Ma no, da che... Allora io devo dimenticarmi di quello che mi avete detto poco fa, cioè della dissociazione termica. Ma cosa c'entra? È un passaggio intermedio. Molto. Cercate di capire. Partiamo dalla nitrite solforosa. E partiamo dalla nitrite solforosa. Dunque, nitrite solforosa più carbonio, CaSO4 più C2, mi seguite? Che diamine, è tutto così chiaro, così evidente. Come chiaro? Ma cosa fate? Vi accompagno a casa. Ah, ma allora tutta questa discussione era... Già. Ah, ma sentite. Oh, finalmente vi ho visto sorridere. È inutile che vi nascondiate. Evviva la nitrite solforica! Solforosa. Ah, già. Si vede proprio che la chimica non è il vostro forte. Assolutamente. Sento comunque che vincerò lo stesso la causa. Lo spero per la mia società. E adesso vi prego, lasciatemi a Piazza Castello. Abitate lì? No, lì vicino. E che sia la prima e l'ultima volta. Ah, ecco. Adesso debraiate, si dice così, no? Esattamente. Terza, debraiate ancora. E quarta. Siete un'allieva perfetta. Però deve essere una bella soddisfazione. Avere una macchina docile, premere l'acceleratore. Ma dove mi portate oggi? Non mi accompagnate a casa? Ma domani finisce la libera circolazione delle automobili. Vale la pena di fare un giretto di addio, no? Ma sapete che siete straordinari. Avete... Che cosa? Avete una faccia tosta. Eccoci arrivati. Arrivati dove? A casa mia. Sì, sì, insomma. All'unico luogo lì dintorni di dove si può vedere la mia casa. Eccola là. Quella proprio sotto San Carlo. Oh, guardatela bene, che diamine. Avete tutto il diritto di dire se vi piace o... Oh, se preferite un altro quartiere. Preferite un altro quartiere? Volete che ci spostiamo verso la collina? Voi dovete soltanto dirmi. Io vorrei tornare a casa. Ah, benissimo, grazie. Eccola là, ve l'ho detto. Quel palazzo scuro, un po' a destra. Avvocato Fontana. Naturalmente, al portone c'è la targa. Avvocato Fontana. Lo scalone di marmo 700. Ascensore. Quinto piano, attico. Terrazzo. Ditemi. Vi piace l'estate pranzare all'aperto sotto la pergola? Non vi piace? Non fa niente, si muore la porta, niente terrazzo, restiamo in casa. L'importante invece è stabilire se devo mettere salotto, ama studio della segretaria, studio eccetera, oppure il contrario. Dipende, il terrazzo davanti al salotto. Se c'è una pergola d'uva col salotto, no. Uva? No, no, glicini olandesi.
Ah, glicini. Bello. Tutto intorno c'è una spalliera di gelsomini. Bianchi. Si capisce, bianchi. Immagino che profumo a primavera. Da stordire. La mia casa invece sta di là, dalla parte opposta del fiume. È un ricordo. Vedete questa data? Questa data appartiene al vostro passato. Quindi soltanto a voi, Maria. Io non ho nessun diritto. Volete invece che parliamo dell'avvenire? Del mio, del nostro. Ascoltatemi, Maria. Questa volta parlo proprio sul serio. Grazie, porta subito giù le valigie. Guarda quanti telegrammi. Ma lascia stare, ce ne occuperemo al ritorno. Anzi, senti, Francesco. Senti, chiunque telefoni, ne appare urgenti, non scriva niente, l'avvocato è partito, se ne parla fra... Fra quanti giorni, Maria? 15? 20? Ma cos'è questo? Distretto militare. Ti hanno richiamato. In fondo anche questo è un viaggio di nozze, no? Certamente. Quando penso che non volevi accompagnarmi, mi facevi partire solo, perché? Ma era anche per non lasciare vuoto la casa proprio il primo giorno. Insomma, idee sciocchezze. Vedrai che a Dora Rossa staremo benissimo. C'è un alberghetto piccolo ma tanto grazioso. E poi non abbiamo bisogno di camerieri in frac, noi, no? Ti voglio bene, Andrea. Giacomina, che fai lì allo specchio? E l'hai svegliato il numero uno? No. Che aspetti? Andiamo, sbrigati, vai, vai. Signor tenente, sono le 7. No, mia cara, erano le 7. Quando mi sono alzato, se davo retta a lei, arrivavo al comando a mezzogiorno. E invece bisogna fare le cose a modo, non farsi prendere sul naso. Io li conosco bene, sai. So come vanno presi. Vedrai, cara, che qui passeremo delle giornate meravigliose. Basta, Andrea. Farai tardi. Hai ragione. In fondo, sai, non ci sarà un granché da fare qui. Già me l'immagino. Il solito servizio, le solite marce, il solito rapporto alla solita ora. Qualche volta anche una giornata intera di libertà. Ne avremo del tempo da stare insieme, stai tranquilla. Ah, che bellezza la grivola. Faremo delle escursioni formidabili, eh? Che ne dici? Ti piace la montagna? Non ti piace? Oh, sì, molto. Ma non fare programmi. Perché? Così faremo quello che vuoi tu. Beh, mi pare di essere a posto. Anche questo è importante. Al comando bisogna fare buona impressione, eh? Che te ne fai? Cosa fai? Ti accompagno? No, 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 niente, niente, non ti muovere. Anzi, guarda, adesso ti chiudo la finestra, così ti rimetti a dormire. Io faccio presto, un'oretta al massimo. Il tempo di presentarmi, di salutarli. E sono qua. Ti alzerai al mio ritorno. E tu, sai dove è il signor Maggiore? Signor, ma... Sì, bravo. No, non sta via. Se non arriva il verbale di smarrimento, gli fai un bel adetto. Tu, stiamo facendo lavoro. Consigliere tenente. Tenente Montana. Il nuovo assegnato al battaglione. Fatti. Ostaria, che lungo. Cornero. Fontana. Vediamo un po'. Fontana, eccolo qui. Fontana, Andrea. Sei assegnato alla 44esima compagnia. Hai un comandante molto in gamba. Capitano Santi. Piero Santi, signor Maggiore. Sì. Il fratello di Massimo. E che tu hai conosciuto Massimo Santi. Sì, signor Maggiore. Bello il Pio, Peccato che sia finito in quel modo. Sì, ho saputo. E nei miei tempi ho fatto molte ascensioni con lui. Sì, con lui, con suo fratello. Bravo.
Guarda, fra poco parte la comandata della tua compagnia. Puoi approfittarne e così ti vai a presentare. Ma come, la mia compagnia non è in paese? No, 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 no. È accampata a Passo Santa Croce. 2 ore di marcia da qui. A Cornero, questa comandata fa 2 minuti fuori di piedi, eh? Sì, sì. Vieni qui tu, vieni qui. Eccolo qui, Massimo. Te lo ricordi? Ah, sì, sì, proprio lui. Questa fotografia l'ha fatta la prima volta che ha tentato di scalare la grivola della parete nord. Pensare che proprio in questo stesso punto, 2 anni dopo, povero diavolo. Il più bello alpino che ho conosciuto io, sì. Un uomo con un cuore, caro. Ma già quando si è detto alpino si è detto tutto, vero? Addio, giovanotto. Tenente, tenente, no, sai, no, no, quelli stivali no. Quelli vanno bene per Torino, per il galoppatoio del Valentino. Ma appena sei su, via, eh? Sì, sì. Buongiorno. Attenente. Che cosa vuoi? Sono venuto a prendere la cassetta di sostenente. E allora? La signora le merita di aspettare qua sotto perché deve ancora prepararla. Va bene, aspetta. André, che cosa ti succede? Che c'è? Devi partire. Niente, niente, cara. Le solite grane. Non sono neanche arrivato che mi spediscono via come un pacco postale. Dove ti mandano? Ah, un distaccamento in montagna, a 2 ore di marcia da qui. E quando dovresti partire? Ma subito. Hai messo la colonia? Sì. Grazie, le sigarette? Scusa. Grazie, cara. Ti dico io. Se credo ad averci separati si sbagliano, ci vuole altro. Eh? Vieni Maria. Anzi, sai che faccio? Io tutte le sere vengo qui e riparto all'alba. Eh? In fondo 2 ore di marcia che cosa sono? Mi serviranno di allenamento. Sei proprio caro, André. E poi ci sono le domeniche. Mm? Va bene le sigarette. Benissimo, cara. Potrò avere qualche permesso. Sui permessi ci conto, sai? Ah, il termos. Deve essere nella valigia. Ci conto perché nella disgrazia ho avuto una fortuna. Il capitano è un mio vecchio compagno di tanti anni fa, quando facevo il servizio di prima nomina. Un buon amico, il capitano Sandri. Il fratello di Massimo. Il fratello di Massimo Sandri. Perché lo conoscevi? Sì. Andrea. Avanti! Sì, tenente, sta passando la comandata. Posso c'è la cassetta? Sì, sì, prendila pure. Sì, perché... Volevo finalmente dire... Ma lascia andare. Ne parleremo questa sera, al mio ritorno. Quanto? Comandi, sertenente. Quanto tempo è che sei sotto? 42 mesi in aia, sertenente. Dico, quanto ci vuole per arrivare su al campo? 2 ore. E per scendere? No, 1 ora e mezza circa. Ma pian piano quel passo, sertenente, se no... E tu, manca molto al campo? Ma quasi arrivo. Sto un po' dire ste strasse, sertenente, eh? Ma vedrà che fra 2 o 3 dì l'avrà turno fai l'abitudine. Dove regana? Io? Il signor tenente non si ricorda di me. Sono la guida Pelissier di Valtornenza, classe 1907. Sono stato nel plotone del signor tenente. Ero la guida del signor Massimo Sandri. Sì, si ricorda. Io sono rimasto sempre con lui fino alla disgrazia, sulla parete nord della grivola. Sono passati 3 anni e mi sembra ieri. Ne parliamo poi, eh? Signor sì. Ostriamo a te ciacolo che fa quella... Guarda un po', ragazzi, che non sei altro, non ti vergogno. Oh, ma scusami. Ciao, sei tu, Fontana, come va? Bene, bene. Ti avevo preso per un conducente. Accidenti, come ti sei scompato. Capirai, dopo 7 anni. Non ti preoccupare, vedrai che ti rimetteremo presto in gamba. Ma speriamo. Sono proprio contento di averti qui con me. Specie in questi momenti. Hanno fatto questo bello scherzo anche a te, eh? Che scherzo? Come che scherzo? Di chiamarti sotto, no? Ma io sono effettivo da 5 anni. Ah, sì? Ah, c'è il raggio. Vieni su con me che ti prendo l'ufficiale. Hai visto che cosa abbiamo? Riuma lui e lui mette subito in tavola, eh? Hai giusto una fame. Ah. Ehi, ehi, al tempo. Prima le peste e poi i cristiani. Senti, vieni. Bel posto, eh? Thank you.
Aspetti! Lisandri, vuoi una sigaretta? Cosa fumi quella roba, tu? Che paglia! Sentirete che brodo? È sveglio i morti, signor capitano. Ma va là, sbruffone. Che sbruffone? È la verità, signor capitano. Che ho sniacata. Ehi, ehi, fottana. Il comando l'ho sistemato lassù, di quella baita. C'è anche la messa. Lei si starà bene, sì. Monticone, questo è il nuovo ufficiale che aspettavamo. Monticone. Il mio braccio destro, severissimo. Il comandante secondo della compagnia. Sì, sì. E questo è Varale, uscito fresco fresco dal corso di passare. Varale. E le presentazioni sono fatte. Ah no, manca Rossi. Secondo siamo il capitano. Guarda, guarda chi si vede. Addio le causette. Adesso sono la naia. Dunque, qui il tenente Fontana è un mio vecchio amico ed era anche amico del povero Massimo. Adesso è un po' giù di forma, ma vedrete che fra poco si darà la polvere a tutti. Vedremo. Intanto, se permettete, signor capitano, devo avere un gotto per festeggiarlo, ah. Come no? Pina, perché ti vengo a portare la PS? Perché ieri il sergente Bertorello era il permesso. Ah, ti piace il sergente Bertorello, eh? E a me piace te. Ma dai! Capitano! Ehi, contasso! Credete! Porta da bere per tutti, dirà. Libreria. Pina. Pina, cosa fai qui? Quante volte te lo devo dire che qui non ci devi venire? Ha portato il latte. È Martino, il padrone della baita. Ma dai una usta! Quando porta il latte lo lascia e se ne va. Capito? Chi è? Poverina. È la figlia di Poeto, quella grande guida che è morta 2 anni fa. Ah. E poi ha perduto anche il fidanzato sopra un'altra parete. Ma dicono che sia innamorato del sergente Bertorello, ma io penso che è un po' innamorato di tutti gli alpini. Disgraziata, perché la mandi via? Ma perché? Perché le donne devono stare a casa loro. E non voglio che i miei alpini abbiano per la mente idee di donne, storie. No, no, no. Devono pensare a servizio e basta. Vermut o grappa? Vermut. Riposo. Vi presento il nuovo comandante del vostro plotone, il tenente Andrea Fontana, vecchio alpino, mio compagno, anzi mio amico da... Da quanti anni? Parecchi. Circa 10, Già. Quindi è della famiglia della 44 anche lui e non soltanto da oggi. Niente altro da dire. Fatemi onore. Rompete le righe. Rompete le righe. Basta. Questo è Bertorello, il vecchio dei vecchi. È sotto la naia con me da 4 anni. Li abbiamo fatti insieme, Bertorello? Sì, sì, ma come appena guarda, signor capitano. Parla un po' con loro. Sono i tuoi alpini, oh. Sei in gamba, ragazzi, Sì. Come ti chiami tu? Alpino Negri Vincenzo. Veneto? No, Valdostano, Gressonei. Bravo. Ammogliato? Signor, no. Tutte le donne sono dolore. E poi col mestiere che fa da borghese. Che cosa fai? Il viaggiatore di commercio. La notte va avanti e indietro sul confine. E tu come ti chiami? Alpino Mionti Luigi. Valdostano anche tu? Signor, no, Canavesano, Ceresole. Scapolo indipendente. Ah, bravo, schifo. E chi li fabbrica allora gli alpini? Io, moglie e 4 bambini, signor tenente. Sì. Signor, sì, 4. La più piccola è una cita. Bravo. Ma gli altri, tutta una scarica di alpini. Il più piccolo è il più grosso. È così bello che il signor capitano gli ha fatto da ballerino. Ah, sì, bene. Signor, sì. E gli ho messo il nome del fratello del signor capitano. Quello famoso, signor tenente. Massimo. Dov'è il capitano? Dove si è? All'infermeria, a passare la visita medica. La visita medica è capitano. Signor, sì, il tenente è in licenza. Voglio di vicino. Sì, vabbè. Un po' di poca roba, mi raccomando, eh. Giù, mezzo bicchiere. Sotto l'altro. Sandri, permetti un momento. Cos'è, Fontana? Marchi visita anche tu? No, scusa, volevo dirti. Aspetta un momento. Voglio di vicino anche a quello. Volevo dirti che... E tu, cos'hai? Migu è il paese, a 2 ore di marcia da qui. Dove? Castione. Eh sì, 2 ore di marcia. Ci vuole mezza giornata con il muro. E poi? Mia moglie sta per fare un alpino. Ah, bravo, bravo. E allora? Vorrei andare a trovarla. No, sai che non posso dare permessi a nessuno in questo momento. Ma, sul capitano... Va là che andrai a trovarla fra poco. Ti prometto che ti ci mando un'altra volta. Così ne metti in cantiere un altro di alpino. Dai. Vieni, Fontana. Allora? No, niente. Volevo chiederti un favore, ma ho visto che oggi non sei di manica larga. Manica larga? Ma il nostro battaglione è qui per allenarsi. Sì, l'ordine di partenza può venire da un momento all'altro. Beh, dimmi. Avevo bisogno di scendere in paese. Ma se sei appena arrivato. Ma non adesso, questa sera. E che ci vai a fare in paese? Oh, ah, ho capito.
Hai portato con te una donna, eh? Mia moglie. Ah, ti sei sposato? Mm-hmm. Mi dispiace, credimi, ma come faccio? Se do il permesso a te, domani lo devo dare anche agli altri. Varale alla fidanzata nostra. Rossi è quel tipo desuperante che tu ben conosci, sì, capisco. E poi, domattina alle 5, devi partire da qui per assistere alla costruzione della nuova muratiera. Ma che cosa vuoi che capisca io di lavori stradali? Non faccio l'ingegnere, io faccio l'avvocato. Ah, a proposito, senti un po', Monticone. Hai preparato quella lettera per il comando? Eccola, signor capitano. Ah, bene. Fontana, se vuoi, posso mandare qualcuno a Dora Rossa ad avvisare. No, no, grazie. Grazie, non ha importanza. Monticone, hai preparato tutto per il miglioramento Arancia? Arriva tutto questa sera con la comandata. Ah, bene. Non avrei mica fatto lo spirocio come al solito tuo, eh? No, no, signor capitano. Andiamo, via. Avanti. Presto! E tu là, dove vai? Ah, sei tu, Fontana? Chi sono io, che c'è? Ma dove vai? Scendo un momento giù, in paese, a Dora Rossa. A Dora Rossa? Ma passerei un guaio se il capitano se ne accorge. Ma cosa vuoi che se ne accorga? Domani sarò qui prima di giorno. Comunque tu... Senti, Fontana... Comunque tu non mi hai visto, vero? Oh, buonasera, signor tenente. Buonasera. La signora ha aspettato fino adesso. Un cognac, per piacere. Era scesa per il pranzo, è ancora apparecchiato. Non ha voluto mangiare, dice che vi aspettava. È risalita proprio un momento fa. Ecco il cognac. Adesso scaldo tutto e faccio avvertire la signora. No, no, scenderemo fra poco insieme. André. Ciao, Maria. Mi aspettavi? Sì. Sei molto carina pettinata così. Allora come va? Sei stanco? No, no, non troppo. La carcassa è ancora a posto. Hai trovato dei compagni simpatici? Sì, sì. Bravissima gente tutti. Grazie. E il capitano Sandro? L'hai visto? Che diavolo, il comandante della compagnia. Scusa, c'è posta? Sì, un telegramma. Sarei il tuo sostituto. Dice che la causa Albertelli è stata rinviata. Ah, niente, niente, non importa, è una cosa senza importanza. Senti, Andrea, stamane avevo incominciato un discorso, ma sei scappato di furia e non mi hai lasciato parlare. Che discorso? Vedi, tutto il giorno io proprio non vedevo l'ora che tu tornassi. Un po' piccolo questo catino, eh? Certo che un po' d'acqua calda, dai, per stasera non c'è niente da fare. Hai detto al capitano Sandro che ti sei sposato? No, perché? Perché ci conosciamo. Sì, ma l'hai detto. Dì, sai che ci sia un bagno in questa casa vecchia? Sì, ce n'è uno al piano di sopra, ma si può fare solo una volta al giorno. Ah. Alle 7 di mattina. Hai visto, te l'avevo detto io. In questo albergo avremmo trovato tutte le comodità. Magnifico. Dunque, Andrea. Ma cos'hai, Maria? Sei pallida, tremi. Ah, sì, dovevi parlarmi, scusa. Dimmi, dimmi. Senti, prima di conoscere te 3 anni fa, sono stata fidanzata. Col capitano Sandri? No, con suo fratello. Con Massimo? Sei stata fidanzata di Massimo? Sai che gli hanno dedicato un rifugio? Sarà inaugurato a giorni. I miei alpini danno il suo nome ai loro maschietti. Insomma, lo ricordano tutti proprio come merita, insomma. È morto 3 anni fa sulla parete nord dell'Agricola. Sì, lo so. Ne parlavano tutti i giornali. Parlavano anche di te. L'avevo accompagnato lassù al rifugio. Sai, era accaduta la disgrazia alla fine di agosto. E dovevamo sposare a settembre. Ecco, Andrea, quello che ti volevo dire. Vedi, volevo restare sola. Ma poi sei arrivato tu. Andrea. 3 anni. È molto bello essere ricordati fedelmente per 3 anni. Molto bello per te e per lui, sì, sì. Sei molto buona, Andrea. Grazie. Il capitano Sandri ha un braccialetto come il tuo? Sì, era la piastrina che Massimo portava nelle sue ascensioni.
Piero l'ha fatta tagliare a metà e ne ha fatto due braccialetti. Uno al fratello, l'altro alla fidanzata, capisco. Un rito commovente. Ma cosa dice, Andrea? Niente, niente, cara. Sto pensando che sono scappato dall'accampamento di nascosto. Già, non ti avevo detto che il capitano Sandri mi ha rifiutato il permesso. Capitano Sandri. Se lo viene a sapere che sono sceso giù, sono rovinato. Ma allora? Allora te ne vai subito. Sì, è più prudente. Ho due ore di mulattiera da fare. Ma guarda che non so se domani potrò scendere. Ad ogni modo ti farò sapere qualche cosa. Ti manderò un biglietto per un conducente. Un biglietto? Addio, Maria. Andrea! Ma che fai, Andrea? Te ne vai così dopo quello che ti ho detto? Non so, ma mi sembra che tu stia giocando con me. Non esistere, Maria, è meglio. No, Andrea, devi dirmi che hai capito, che non hai nulla da riproverarmi. Ho capito, va bene. Ma aspetta un momento, ti prego. Scusa, Sandri. Perché prendi questo tono? Perché vuoi farmi credere che non capisci? Ti ricordi quella sera quando ti volevo parlare? Sei stato tu a non voler sapere. Infatti. Ma vedi... Vedi, un conto è conoscere una cosa così vagamente, astrattamente, un conto è avere davanti agli occhi una faccia precisa. Ma chi hai davanti a te? Uno che non c'è più. Appunto, uno che non c'è più. Puoi metterlo sull'altare se vuoi, ma non puoi misurarlo, valutarlo. Non puoi vedertelo di fronte. Oh, Andrea, un sentimento così meschino, così lontano dal nostro modo di intendere. Che cosa? Ma che credi che sia? Che sia gelosia? Ma no, no, purtroppo no, no. Ma non ci intendiamo, ma è tutta un'altra cosa. Vedi, Massimo, apparteneva a un mondo completamente diverso dal mio. Mentalità opposte. Non avevamo niente, ma proprio niente in comune. Quando lui si divertiva io mi annoiavo. Quando lui si esaltava, io lo trovavo ridicolo, sì. E sai che cosa vuol dire tutto questo? Che se tu hai amato lui, hai sbagliato a sposare me. Ma Andrea... Ma sì, lui era un eroe. E fuori dal mondo, fuori dalla realtà, io no, io sono un uomo qualunque di tutti i giorni. Pratico, con i piedi ben piantati sulla terra, se Dio vuole. No, no, no. Voglio ancora sperare che tu valga di più. Di più? Che cosa vuoi dire? Essere come lui? Maria, tu hai sposato un uomo modesto, senza ambizioni. Ambizione o aspirazione? Ambizione e aspirazione, la stessa cosa. Modesto, senza voli, senza fantasie, senza tante storie. Questo almeno l'hai capito. Non posso risponderti perché non sei serena. Non sono mai stato tanto sereno e tanto chiaro come in questo momento. Allora... Se è il bene che ci vogliamo... Deve essere soltanto come tu dici. Devo dirti che hai ragione. Mi sono sbagliata. Ho capito. La mia gita non è stata inutile. Se c'è stato uno sbaglio, abbiamo fatto bene a chiarirlo subito. Meglio oggi che domani, per tutte e due. Osterie, ci fanno fare la nuotata per una relazione e magari domani bisognerà rifarla. Quello là non è coso, la Fontana. Sì, signore. Ah. Sei qui. Lo sai che il tuo plotone è sui lavori da un'ora? Dove è, capitano? È sceso in paese, alla porta col maggiore. Meglio così, eh? Brigati piuttosto a raggiungere il tuo plotone. Bocca al lupo, Permessi da firmare? Ah, a proposito, lo senti un po', Sandri? Stanotte in paese ho incontrato coso, l'avvocato, come si chiama? Fontana. Ah, ecco, bravo, Fontana. Gliel'hai dato tutto il permesso. Sì, signore. Ben, cerca di non darne più di questi permessi. Sai, non è il momento. Va bene, signor Maggiore. Comandante. Vai, vengo. Buongiorno, signor Capitano. Buongiorno. Il tenente Fontana abita qui. Sì, ma ora non c'è. Ma ieri sera non l'avete visto? Ieri sera, questa notte, è tornato che era quasi luna. Va bene, grazie. Maria! Oh, Piero! Ma perché non mi avete detto, non mi avete avvertito? Vi avrei fatto avvisare che tutto è stato rimandato a domenica prossima.
Perché voi siete venuta qui per l'inaugurazione del rifugio, no? Signora Fontana? Posso entrare per rifare la camera? Andate, andate pure. Sì, Piero, mi sono sposata da pochi giorni. Avrei voluto comunicarvelo, ma è stato tutto così imprevisto. Così precipitoso, quasi. Capisco. È la vita. Ho fatto male venire qui proprio in questi giorni. Perdonatemi. Perdonarmi? Siete voi che dovete perdonare me. Di solito alle spose si fanno dei complimenti, degli auguri. Ma io non sono neanche capace di questo. Piero. Arrivederci, Maria. Vi auguro di essere felice. Ma volevo domandarvi un favore. A vostro marito io non dirò nulla di questo rincontro. Mi sembra inutile, no? Sì. Ma ho sentito dire che questa notte è scesa dalla Rossa. Mi pare che abbia con sé una donna. È sua moglie. Ah, avevo paura che il comando ci abbia appiccicato un bel cataplasma. No, Fontana. Fontana, soltanto bisogna di ambientarsi un po', ecco forse. Permesso? Buongiorno. Scusa, Sandy, dovrei parlarti. Senti, Sandri. Ieri ti ho detto che mi sono sposato. Però non ti ho detto con chi. È bene mettere subito in chiaro che qui le faccende private e i fatti personali non hanno nessuna importanza. Ma bada che in questo momento io non intendevo parlare col capitano Sandri. Ah, me ne sono accorto dal tuo contegno e dal tuo modo di parlare. Strano. Credevo che l'argomento ti interessasse. No. Torno a ripeterti che qui, specie in questo momento, non ci sono altri argomenti che mi interessino lì fuori di quelli di servizio. Mm-hmm. Comodo. Molto comodo. Va, Fontana. Io credo che tu non ti sia reso conto che siamo in tempo di guerra. Non ho voluto dirti niente perché ero sicuro che ti saresti ripreso subito e da solo. Ma già che siamo in argomento, è bene chiarire. No, vieni qui. Stamattina tu sei andato in ritardo sui lavori e non hai sorvegliato i tuoi uomini. Ieri sera tu sei sceso in paese contro i miei ordini. I tuoi colleghi non hanno di te una grande opinione. Invece io so che tu sei un elemento di prim'ordine, ma fallo capire anche agli altri. E non permettere alle tue faccende private di intralciare la tua vita lassù. Finché sei sotto le armi, tutto il resto non conta. Intendi? Altri ordini? No, grazie. Andrea. Senti, Andrea, vai sotto la tenda. Facci una bella dormita sopra. Stamattina c'è la scalata della parete e avrai bisogno di essere nelle migliori condizioni. Non ti preoccupare, i miei muscoli funzionano ancora benissimo. Meglio per te. Ecco, guarda, questo è il cammino. Di qua si va dritti dritti fin sopra lo strapione. Sì, sì, se quello che dicevo è il cammino. No, no, veramente... E pianta la Moscardin e pensa che domani la celebre parete della finestra sarà conquistata dalla 44. Era ora. Se la prendevamo noi ce la prendevano al piede della scuola. Sai. Eh già, che ne pensi tu, avvocato? Penso che quando se l'hanno presa, che facevano? Se la portavano a casa. Salute a tutti. Ciao, oh, Giordano, bentornato. Grazie. Addio, Monticone. Ciao. Ah, tu sempre tenente, tutto un pezzo. C'è poco da sputtare, vedrai che la prossima settimana uscirà sul bollettino. Va bene, allora fai la bere. Ecco. Addio. Addio. Poi, ciao, sì. Come stai? Bene, bene, grazie. Ah, la famiglia cresce. Permetti? Giordano. Fontana, piacere. Tanto piacere. Te la gasto mai alla licenza? Purtroppo. Come sei stato lì? Mica male, mica male. Se ne casa qua manca una delle donne che ti ha incontrato. Ah, beh, non c'è bisogno di andare a Torino per fare la donna rossa. Ma va là, non ci prendere in giro. Dico, ragazzi, scherzate, non l'avete visto giù all'albergo quella donna? Roba da gran signori, da raffinati. Come sei, la grassa o magra? Ehi, né grassa né magra, una cavallina di razza, ecco. Bionda. Bionda. Come porti i capelli, bella bionda, tu li porti alla bella, bella marinara, tu li porti come l'onda in mezzo al tenerotti le orecchie, sì, dottore. Cossa Gallo l'avvocato. Grazie.
essere stupidi. È sua moglie. E porca miseria. Non ho bisogno di niente, vai a dormire. Allora, buonanotte. Buonanotte. Di Alpino. Comandante, signor Tenente. Quindi al paese oggi? Signor, sì, vado per la spesa. Vai all'albergo, cerca della signora Fontana, mia moglie. Consegnale questo biglietto, ma a lei personalmente. Signor, sì. Ciao, Fontana. Ciao. Scusa, sai, ieri sera sono stato un po' cafone con te. Non ero in crescita, tanto più che di solito ci tengo a non esserlo. Spero che diventeremo amici e te ne convincerai anche tu. Stendhal dice... Per carità, lascia stare Stendhal. Quelli lo prenderebbero per un nuovo tipo di attacco di sci. Andiamo, dottore, tardi. Scusa. Ciao Fontana, vieni anche tu? E appunto, se permetti vengo a prendere il mio pezzo di parete anch'io. Benissimo, ma ce la farai? Ma, vedremo. Finalmente siamo arrivati. Compagnia! Dai la terra! Allora siamo intesi. La compagnia deve raggiungere il ghiacciaio per la parete est e occupare tutto il crinale. Arrivati sulla vetta, ogni plotone distaccherà una pattuglia sciatori che si spingerà sul ghiacciaio per poter individuare le posizioni avversarie. Naturalmente, in questo frattempo, la compagnia dovrà essere tutta rientrata all'accampamento. È inutile che io vi ripeta, ordine, compattezza, simultaneità. La compagnia deve raggiungere la linea nemica contemporaneamente e in piena efficienza. Dunque, nessuna esitazione, ma anche nessuna bravata inutile, eh? Prima. Di Bertorello, credi che ce la facciano gli alpini? Sì, sì, ce la fanno. Beh, allora andiamo. Sotto. Capitano! Fontana, che fa? Ha cambiato strada. Ma che diavolo mi combina quel piglione? Fontana! Che fai? Fontana! Fontana! Dove vai? Ma guarda quello là. Crede di fare una gara e mi sfotte tutti i plotoni. Thank you.
avvocato, caro mio. Ci ha fregati tutti questa volta. Chi? Quello là? Ehi. Aspetta che arriviamo su, ti sentirà che orchestra col capitano. Presidente, ancora lì su in cresta. Yeah. Siamo arrivati primi. Dai, ciapa. Che hai fatto del torello? Dì tu, perché te lo pigli? Niente, signor tenente, lei è un appiglio che ha ceduto, allora... Bertorello, a posto gli alpini, bisogna raggiungere la compagnia. No, ma suta! Vieni un po' qui, Fontana. Direi, andiamo a mettere la tuta bianca, dunque. Che cosa mai combinato? Niente di male, spero. Sono arrivato primo col mio protone. Correggi la posizione. E non parlarmi al solito modo. La compagnia doveva arrivare in Cristo in piena efficienza, tutta unita. Se fossimo stati in guerra, alla Ma non siamo in guerra. È come qui. Se lo fossimo. I tuoi uomini sono tutti sfiancati. E Bertorello cammina. Cosa ha fatto Bertorello? Ma niente, non lo so, una sciocchezza. È scivolato con un piede. Già, ma intanto non potrà partire in pattuglia come era stabilito. Ma perché? Ma perché? Le pattuglie sciatori sono pronte, signor capitano. Bene, allora partono tutte meno quella del terzo plotone. Signor capitano. Ma come, Bertorello, sei in tuta? Signor, sì. E vuoi andare in pattuglia con quel piede? Non mi è niente, signor capitano. Ma sì, te l'ho detto, non è niente. Va bene, vai pure. Vado male al piede, eh? Ma no, niente. Ah, niente. Grazie per una bella storta. Ma va là, poi. Mare che abbiamo finito. È finito, finito. Quelli delle pattuglie sono usciti adesso. Fanno presto, girano di sotto. Avanti! Quelle di Bicca e di Fontana. Ah, dì tu, come si chiama quel piattone che fa la spesa la mattina? Michelini, signor tenente, di là in fureria. Michelini? Eccomi, signor tenente. Hai consegnato quella lettera che ti ho dato? No, signor tenente. Perché? Perché all'albergo mi hanno detto che la signora era partita. Ah. Grazie.
pare che ne stia arrivando un'altra, signor tenente. Un'altra pattuglia? Sì, signor tenente. Quante sono così? Ne sono rientrate tre? Sì, mi pare tre. Ne manca una sola. Ma chi è questa? Bertarella? No, è Valà. Che ora faremo, Ticone? È 10:30, signor capitano. Chiama il comando, come? Sì, sì. Pronto? Sì. Il signor maggiore. Eccolo. Pronto, signor maggiore. Signor, no, non è ancora rientrato. Sta bene, signor maggiore. Si partirò io stesso con tre pattuglie. Porto con me il tenente Fontana e il tenente Meli. Signor, sì, partirò verso mezzanotte in modo di essere all'alba sul posto. L'incidente capitato a Bertarello è doloroso per tutti. Per tutti, ma soprattutto per me, che non avrei mai dovuto permettergli di andare in pattuglia in quelle condizioni. Ma ormai è fatta. Ma la vita della compagnia non deve subire soste per questo. Monticone, bisogna trovare immediatamente un sottufficiale in gamba che sostituisca Bertarello al reparto sciatore e prenda in consegna il materiale. Per incarico tuo, vero? Signor, sì. Ragazzi, al lavoro, eh? Vieni con me. Generoso, eh? Nessuno se n'è accorto. Con l'aria di accusare se stesso, mi ha accollato in pieno la responsabilità della morte di quel povero disgraziato. Ma no, è una fissazione. Sì, fissazione, sì. Poi hai sentito? Quattro parole. La vita della compagnia non può subire soste. Al lavoro, ragazzi. Bertarello. Bello che li guida. No. Anche loro. Già, ma senti cosa cantano? La cicca in bocca e il goto pieno. Tocca chi tocca quando la viene. Ma la verità è che non siamo abbastanza semplici per capirlo. Modesto. Permesso? Avanti. Povero Bertarello. Lui che voleva tanto fare la guerra. Ordine immediato di partenza per Dolorossa della compagnia per raggiungere il battaglione a costruire per Austria. Monticone. Ci siamo. La cica in bocca e il gatto pieno, tocca chi tocca, tocca chi tocca. La cica in bocca e il gatto pieno, tocca chi tocca, quando la viene.
Siamo d'accordo con tutti, eh? Tu, barone, vai sulla destra e prendi contatto col primo battaglione. Io beh, sì. Sandri, cosa c'è? Niente, signor maggiore, una colonna di autocarri impantanata nel fango. Fango, fango, sempre fango. Lo trovi dappertutto. Perfino tua pipa. Non è guerra d'alpini questa. Voilà, consolati. Domani troverete il caldo. Dunque, Sandri, stasera siamo in linea, eh? Per il cambio. Questo settore è forse il più rognoso di tutti. L'osso duro della posizione è quota 19-24. Come vedi, in mezzo alle linee nemiche non è facile tenerla. Qui ci vuole un subalterno migliore. Chi ci mandi? Monticone. Bravo. E qui sulla sinistra ci manderei Rossi. Benissimo. Ma un momento, sulla destra allora devi mandarci quell'altro, una cosa. L'avvocato, come si chiama? Ah, Fontana. Sì. Ecco il pennello e il sapone. Ma no, il pennello e il sapone ce l'ho, è il rasoio. L'animale dell'attendente mi ci apre le scatolette con il mio, farvi che roba. Vieni. Grazie, Fontana. Lo rendo subito. Ma la puoi tenerlo? Perché ti fai crescere la barba anche tu? Ma sì, una fatica di meno. Lo farei anch'io, ma cosa vuoi? Con questi quattro peli quello che dico. Permesso. C'è la porta nostra? Ha preso il dottore. E dov'è? Eccolo. Posta. Calma, ragazzi, andiamo, su. Andiamo, che ci deve fare così? Mi risiedi! Basta se che tu sei. Aspetta! E la Giacoma! E Marco! Eccoli! Allo spaccio non hanno più sigarette! Non hanno più tabacco da più! Eccoli! Ah, grazie! Tu non aspetti posta? Io? No, no! Strano, quelle lettere che scrivi non finiscono mai! Yeah. Ma poi non le spedisco! Pochi personali, un modo come un altro, sai, per farmi una ragione di certe cose. Caro puttana, questa toalla di fregante a me sai, non mi incanta. No, pensa quello che vuoi. Pensa, guarda, non trasmetteresti, oppure, tieni. Pautazzo. Attenti! Riposo! Stasera, ragazzi, si sale in linea. Fate onore al vostro battaglione, eh? Sono certo che sarete lieti di dimostrare con i fatti che cosa sapete fare. In gamba, eh? Stasera le sei zaini in spalla. Attenti! Riposo. Un buon onore. Hai malora, caro. Ah, bene. Avanti, avanti. Ecco fatto. Carica sulla mula e via. Addio, Sandri. Oh, sei qui anche tu, Monticone. Ma come non ti hanno ancora promosso capitano? C'è poco da sfottare, mi avevano detto che eri sul bollettino. Ma vuol dire che i gradi glieli daranno qua sopra. Senti, caro, se mi dai 4 teli io ti lascio una villa bella e pronta. Grazie. Niente, vai pure. Vi siete fatti aspettare, signori del cambio. Buonasera per voi. Signor capitano. Che c'è? Ah sì, man mano che arrivano i plotoni, i porta ordini qua fuori, ti aspettino. Gli ufficiali a rapporto. Beh, adesso ti porto a visitare il nostro condominio. Vedrai tutte le altre baracche sono belle come queste. Oliviero, dammi la carta, ci starete d'incanto. Tu fai presto con quel fiasco, eh. Andiamo qua sotto al lampadario. Occhio alla testa, ragazzi. Ah, bravi, venite avanti. Rossi, Fontana, Carale e il tenente medico. Calmitani. Portiamo un pochino il cavo. Eccola. Oh, dunque, questa è la linea. Qui
c'è la famosa quota 19-24. Come sai, la consegna è di tenerla ad ogni costo. Io ci sono riuscito. In bocca al lupo per voi. Come vedi, il nemico è soltanto qui, qui e qui. Questa è la 18-90, a sinistra della selletta, sotto il nemico, duretta anche questa. Poi a destra della selletta c'è la 19-60 che fronteggia dall'alto. È la più sicura. E l'artiglieria dov'è? L'artiglieria? Scherzerai. Il comando mi ha sempre promesso una batteria da montagna, ma io non l'ho mai vista. Speriamo che tu sia più fortunato. È di quello? Sì, con la posizione della 19-24 non è mica molto allegra. No, perché là non c'è mica pericolo che si torni feriti. La si crepa. Cin. Beh, adesso mentre tu parli con i tuoi ufficiali, io vado a dare una voce ai miei uomini, eh? Ci vediamo fra 10 minuti per il cambio. Andiamo, Oliviero. Allora, a quota 19-24 ci vai tu, Monticone. Il protone mitaglieri ti passerà un'arma che resta fissata per te. Sì. E in bocca al lupo. Rossi va a quota 18-90 sulla sinistra. Quella duretta? Già. Grazie, signor capitano. In gamba, eh? Sì, signore. E il metto, hai capito? E niente travati inutili. Sulla destra invece va il terzo plotone che passa al comando di Varale. In gamba anche tu e occhi aperti. Signor, sì. E il metto. Eccolo qua. E io? Tu resti qui con me. Ti occuperai dei servizi, dei collegamenti. Adesso vai a dare un'occhiata ai rifornimenti. E già che ti trovi, guarda anche un po' le cucine. Ah, dottore, tu prendi con sé il mio posto di navigazione e ti sistemi. Sì. E va bene, potete andare. Signori ufficiali? No, lascia andare. Tra mezz'ora passi ispezione sul posto. Vuoi dirmi qualche cosa? Sicché mi hai tolto il comando del mio protone? No, io non ti ho tolto proprio niente. Ti ho semplicemente assegnato un altro servizio. Capirai, io devo essere un po' dappertutto e ho bisogno che qui ci sia un ufficiale in gamba per mantenere il collegamento con il comando. Va bene. E tu sai dove è il tenente medico? Sì o no? Il tenente medico? Sta là, signor tenente. Ordini, sir tenente. No, va a dormire. Buonanotte, sir tenente. Me la paga, eh? Ha voluto bollarmi davanti a tutti, ma me la paga. No, che bollare, adesso esageri, bollare. Ma nessuno ci pensa nemmeno più. Ma scusa, ce lo vedi parlare al protone comando? Ma sai, bisogna essere in gamba, oh. Ci vuole autorità, autorità. Ma chi me la dà mia autorità? Se per colpa sua non mi hanno letta più neanche gli alpini. Porca miseria, quando ti metti un'idea in testa però. Idea? Ma c'eri stamattina tu quando gli inglesi picchiavano sulla strada? Tira a fare del cane. Se c'eri, vedevi Montello, il mio sergente. Aveva l'aria di dire, ragazzi, questo è un ufficiale. Anche se dice una fesseria, facciamola come dice lui. Ma io non c'ero, ma sono sicuro che tu esageri. E poi che c'entra Sandro? Ho capito. Anche tu come gli altri. Guai a toccartelo il capitano. Il fratello dell'eroe è scomparso. Ma chi è che mi ha buttato addosso la responsabilità della morte di Bertonello? Chi è che mi ha schiaffato al protone comando? Alle salmerie, ai servizi. Lui, no? E perché? Per una ragione di servizio? Per una valutazione da soldato a soldato? Ma chi? Non mi fai parlare, lo sai benissimo tu il perché. 42, 44, 45, 46, 48. Ostia, il PF che c'è? 99. Signor tenente. Ecco la cena. 99 in tutto. Ne mancano sempre 22. 22 scatolette, roba da andare sotto processo. Presidente! Cosa c'è? Signora, buona comandata. Va bene, vengo subito. Senti, conta un'altra volta, fa quello che ti pare, arrangiati, sopra le scatolette devono saltare fuori. Capito? È stato difficile, signor tenente. Sulla base non è nemmeno un bazar, me l'avevo trovato lo stesso. Ho controllato il mio paesano che tornava della licenza e che ne aveva una nuova. Bravo. Quanto l'hai pagata? Niente, sir tenente. Come niente? Cosa hai dato al tuo paesano? Niente, sir tenente. Ecco, lui non voleva darmela. E allora mi... Bravo. Bella roba. E senti, quando vedi il tuo paesano bevete insieme alla mia salute. Grazie, sir tenente. Signor tenente. Che c'è? Signor tenente, c'è un ufficiale d'artiglieria. Un ufficiale d'artiglieria? Signor T. E dov'è? Qui fuori, signor tenente.
stato dietro. Io con la radio dove mi devo mettere? Adesso sentiamo il comando. Aspetta un momento che faccio una telefonata. Oh, Fontana, è questo l'ufficiale di collegamento? Sì, sono io. Varale, mi ha mandato il capitano. Bisogna impiantare subito l'osservatorio 41924. Però il telefono non serve. No, no, Fontana. Tre volte sono andati a 41924. Tre volte. Però niente da fare. Dove degli alpini? Ce n'era uno, sai, quel gigante con la pipa in bocca. Andiamo su? Sì, 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 subito. Andiamo, via. Che bella truppa gli alpini. Andiamo, Zanella! A proposito, Fontana, dice il capitano di mandare su per questa sera d'operazione di Cogne, capito? Sì, va bene, sembra vero. Non faccio miracoli io, dia capitano che manderò su quello che posso. Oh, no, no, caro mio, sbollisci una comandata, vasca signora un magazzino, arrangiati, ma perché stasera d'operazione ci vuole, e l'abbiamo già promessa. Va bene, comandante. Ma che comandante? Ah, oh, ma sei sempre con me. Andiamo? Sì, sì, vengo subito. Però hai ragione, eh. Ciao, Fontana. Ciao. Miseria, cosa hai detto sempre alla ragnarte? Quando con te che niente? Ma sta zitto, ma certa, porca miseria! Non sta ragnarte con te che niente, no, dai, su! Un altro sforzo! Ci siamo arrivati subito, dai! Su! Sì, molti feriti. Varale, legato con una brutta condotta. Varale. Varale? Allegra Fontana. Una doppia razione di meno. Qui a non farlo stupido. Adesso vai a fare l'imboscato in un ospedale, poi vai a fare l'eroe in licenza, no? Fontana. Zitto, zitto, buono. No, senti, volevo dirti che sono contento per te. Adesso ti ridaranno al comando del plotone. Così. Però quando tu non lo ridarai. Sì, sì, va bene, va bene. Certo, certo. Portatelo giù subito, senza scorse. Ciao, Varane. Ciao. Ciao, Fontana. Ciao. E venitevi a trovare all'ospedale. Sì. Porca miseria, ce ne sono degli altri, parecchi, scusa. Lunga la minestra, no? Se volete posso fare anche un po' di pasta asciutta. Di Giordano, mi era che tu ti interessi di far riavere la cassetta alla famiglia di Varale. Sì, lo vedo io, capitano. E capitano, c'è un maggiore telefono. Porca miseria. Gran traffico di telefono oggi, eh? Mi ho paura che da un momento all'altro qui scoppia un grosso bordello. Perché? Hai sentito i prigionieri? Bravo, se dai rete a quello che dicono i prigionieri stai a posto. A quello che dicono veramente no. Ma le mostrine dei reggimenti sì, Ostrica, che ne sia almeno tre qua intorno a noi. E tu che fai? Torni al terzo plotone? Io? E che ne so? A ricordi logica dovrei tornarci, ma sai, qui la logica. Sentiremo il parere del signor capitano. Caro Accordero, ti ripeto che non vedo nessuna ragione che giustifichi un provvedimento di questo genere. Come? Papà. Chiesta proprio da lui. Va bene. No, 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 se è così va bene, va bene. Sì. Va bene. Ciao, Cordero. Ciao. Il capitano, ho telefonato la 1924, voglio un'altra cifra. Se dovessero richiamarmi, passami l'apparecchio e provalo subito. Signor capitano. Ti scatto la minestra? No, no, lascia andare. Da un bicchiere di vino piuttosto. Subito. Ecco. E un po', Fontana. Hai chiesto una licenza tu? Che cosa ho chiesto io? So, ha telefonato adesso al comando di battaglione. Se vuoi, puoi dare le consegne e partire. 15 più 5. Sì, sì. Deve essere una licenza che ho chiesto i primi giorni del mio richiamo, per affari urgenti di studio, ma non mi serve più, ci rinuncio. Bravo, avvocato. Dopo tanti mesi di scatolette ti vuoi riprendere il comando del terzo plotone, vero? Pronto? Sì, sì, ti sento benissimo. Il terzo plotone passa al comando del tenente Marin, che è già per la strada con i complimenti. Che t'avevo detto io? Se l'aveva aspettarselo, era naturale. Naturalissimo. Arriva l'ordine di mandarti in licenza e il comando si preoccupa di provvedere alla tua sostituzione. Sì, sì, sì. Perché cosa vorresti insinuare? No, niente, niente, niente. Senti, Fontana, vuoi un consiglio? Vai in licenza, dai retta a me. Io non mi muovo di qui, te l'ho detto. Chissà da quanto tempo dormiva al comando quella licenza.
E viene a galla giusto, giusto adesso che Varale se n'è andato. Andiamo via, bisogna essere cretini per non capire. Per non capire che cosa? Adesso basta, eh? Cerca di ricordarti una buona volta che hai le stellette. E che io non posso consentirti a nessun patto certi toni assurdi con me. Specie di fronte agli altri. Signor, sì. Senti, Fontana, ci sono in vista degli avvenimenti importanti. Ci sarà da fare per tutti. Quindi se tu rifiuti la licenza ci sarà da fare anche per te. Signor, sì. Stammi bene a sentire. Il comando del terzo plotone. Sì, me l'hai tolto definitivamente, lo so. E va bene. E così tornerò a casa con una bella decorazione di scatolette attaccate al collo, come una commenda. Là! Ho la tua vita. Da una parte un eroe, tuo fratello. Dall'altra un magazziniere, io. Tutto chiarissimo, ben studiato. Quando si vede in linea sotto, ai servizi, alle salmerie. E quando arriva la licenza a tenere da una parte, alla prima occasione ad operarla. L'occasione arriva. L'ufficiale del terzo se ne va e si tira fuori la licenza. E non si trova il modo di dire al comando, con un po' di umanità, ma insomma questo disgraziato è lì da 3 mesi in mezzo alle scatolette, ma insomma anche lui ha il diritto di muoversi. Il capitano. C'è il tenente Marino. Avanti. Hai mangiato? Signor, sì. Andiamo subito in linea, ti accompagno. Non vorrei che proprio questa notte ci facessero qualche brutto scherzo. C'è poco tempo, andiamo, su. Dunque siamo in genere, barone, Tu rimani di rincalzo. Però mi raccomando, occhi aperti lo stesso, occhi verti, caro, perché quando quegli altri si accorgeranno che stiamo attaccando, non staranno mica con le mani in mano, mica amore. Tu invece ti fai dare quanti uomini li puoi dare? Tanto. Benissimo, prendi 80 di uomini e vai in linea del capitano Sandro. Sì, d'accordo? Mi raccomando, occhi aperti e attento al collegamento. Comandante. Ciao, Fontana. Tu mi aspetti qui? No, anzi, no. Prima parla con Pasetti e poi vieni a raggiungermi all'osservatorio. Astaria che lungo. Però oggi il caffè era buono. Accidenti, che onore. Hai sentito, vi ha salutato. Mi ha fatto effetto l'affare della ricetta. Che ricetta? Ricetta che hai rifiutato, gli ha detto il capitano Sandri. Sandri. Sì, anzi, credo che abbia chiesto di passare il plotone comando a Manini e di mandare te al terzo plotone. Che c'è? Niente, niente. Il mondo alla rovescia. Fino ad oggi ha fatto l'impossibile per inchiodarmi le scatolette al magazzino al plotone comando. E con che ipocrisia? Chissà. Si piace sempre di più. Devi sentire ieri quando gli ho comunicato per telefono l'arrivo di Manini. L'ho sentito con le mie orecchie. Ma mi presento al maggiore che questa è un'umiliazione per Fontana e non la merita. Momento, Pasetti. Ciao, Fontana. Bravo, tutto te. Pensano alle munizioni, pensano al caffè, al cognac, a tutto. Materiali sanitari non ci pensa nessuno. Il mulo con i medicinali hanno beccato questa notte. Ah, benone. Adesso quando arrivano i feriti qualcosa di facile. Con le pezze a piedi? Quando attacchiamo, stamattina? Ma non so. Sandri a me non dice niente, lo sai. Sì, a proposito di Sandri. Ma lo sai che ieri sera tu hai rischiato di andare dritto dritto al tribunale militare? Ringrazio Dio che Sandri è un amico, altrimenti... Signor tenente. Sì, signor tenente. Sandri! Scusa Sandri, volevo dirti. Volevo dirti che il mulo con i medicinali se l'è portato via un colpo di mortaio. Va bene, fai un verbale, inoltralo. Ah, guarda che le 2 mitragliatrici restano a disposizione di Monticone. Sì, ma... Insomma, Sandri, ho saputo poco fa che hai detto al maggiore di ridarvi il comando del mio plotone. Ah, Galletto! Mandate! Le munizioni del terzo sono in linea? Signor, sì. Allora di al tenente Monticone che fra poco vado da lui. Signor, sì. Senti, Sandri... Hai capito cosa ho detto per le armi? Ma sì, ho capito. Volevo dirti soltanto... Grazie. Scusami, i miei nervi in questo momento sono talmente scossi. E poi la mia situazione personale, vedi? Tra poco il battaglione va all'attacco e tu mi parli dei tuoi nervi, della tua situazione personale. Caro Fontana, con te non c'è proprio niente da fare. Ma ti prego, Sandri, ho torto, sì, te l'ho detto. Sono qui appunto per riconoscere che non ho saputo mai apprezzare abbastanza la tua amicizia. La mia amicizia? Ma la mia amicizia non c'entra. C'entra piuttosto che nella mia compagnia c'è un solo uomo che non è un albino, e sei tu.
Prima in Italia i tuoi soldati, i tuoi graduati, i tuoi colleghi non contavano. Contava soltanto la tua vita privata. Adesso qui è la stessa cosa. E anche questa tua mania bambinesca di menare le mani non è per fare il tuo dovere come uno qualunque, per metterti in linea con gli altri. È per poter tornare con il petto fregiato davanti a qualcuno. La mia situazione personale, i miei nervi, il mio stato d'animo, io. Ma per tua norma gli alpini non dicono mai io. Dicono il mio plotone, la mia compagnia, il mio battaglione, il mio capitano, il mio colonnello e basta. Sì, va bene. Vado a casa in licenza. Farei benissimo. Puoi dare le consegne al maresciallo Marengo e partire. Soltanto sarà bene che tu parta domani dopo l'azione. Non scappo. Non ci sperare. Mancano, mi fai un buono di addebito. Domani vado in licenza e non se ne parla più. Signor, sì. Guardate. Cosa c'è? Posso cominciare? Dai. Siamo isolati con quota 19 di qua. Ah, questa era stata una granata. Avverti il comando di battaglione. Ma che col comando siamo isolati? Accidenti a te, ma perché non ti fai uscire il fiato tutti in una volta, eh? Rodo? Hai isolato anche questa? Io tenete. E che c'è? Che cosa hai fatto tu? Mi hanno sparato dalla dietro. Non è niente, va a farti medicare. Ma no, signor tenente, volevo dire, mi hanno sparato dalla dietro. Ma da dietro dove? Da valle, dove c'è il plotone del tenente Rossi. Da valle? Sì, signor tenente. Voi altri venite con me. Signor tenente, eh? Signor tenente. Ma c'è? Ho visto muovere laggiù. Dove? Laggiù, dietro a quota 1867. Accidenti, aveva ragione con lei. Tu qui, erano tutti gli uomini, conducenti, fucinieri, scritturali, tutti, sbrigati. Galletto, sì, poi il magazzino, fuori tutte le munizioni, le bombe a mano e le due mitragliatrici di Monticone. Vai. Sì, sì. Che c'è? Devono essersi infiltrati dalla sinistra. Eh già, anche là, anche là. Porca miseria, quelli aggirano il battaglione. Ma devono passare di qua. Bautasso! Signor tenente. Bautasso, dia al maresciallo Marengo che cerchi di riallacciare i telefoni in tutti i modi. Bisogna avvisare il comando. Il battaglione sta per essere circondato. Io organizzo la difesa là, guarda, a quota 1815. Capito? Sì. Bene, allora vai. Dove? Là, a quota 1815. Signor tenente, tutti pronti? A quelli sì, mi dici che non trovo munizioni. Ma quelle di riserva? Ah, quelle sì. Allora dai, quelle, quando saranno finite andremo alla baionetta. Ma che vuoi fare, Fontana? Però hai tutto 25 gatti. Sì. Oh, postate le mitragliatrici a quota 1815. Io scendo subito. Guarda, vengo subito tutte le parti. Ma diventi matto, Fontana. Perché? Ma come c'è il trincerone, fermiamole lì a quota 1815, l'ho scoperto. Lasciati servire, è lì che si devono fermare. Ma come fai? Lì non si può resistere, non combinerai mai niente. Come ufficiale farai una brutta figura, finirei per rovinarti. Mi rovinerò, ma importa un accidente. Però che certo è che se c'è una possibilità di salvezza per tutta la linea è quella di fermarli da lì a lì. Sì. Non sparate senza mio ordine, mi raccomando. Tu, Galletto, mettiti là sotto e non sparare finché non te lo dico io. Ma sì. Sei pronto tu? Sì. Aspetta, non sparare, te lo dico io. Cosa? Ma guarda, saranno più del 100. Quanti caricatori? Tutti qui? Signor sì, 28. Ecco. Sono quasi a tiro. Sta attento, eh. Allora io che devo fare? Porca miseria. Ti occuperai dei feriti. Vai a metterti al riparo là dietro, sul rovescio. Sì, sì, sì. Fuoco! Sono abituati, signor tenente. Bravo, bravo.
niente. Niente da fare con i telefoni. Accidenti. Vai alla tenda della 45, prendi tutte le munizioni che puoi trovare, capito? Vai, sbrigati. Cosa c'è? Niente di grave, ma questi due ormai non possono sparare più. Due di meno. Una grana per te, Patton. Dai, sottotenente. Non finisco il tascatalete, eh. Devi andare da capitano. Raggiungilo dove stai, in linea. Sì, sì. Hai tutta la strada defilata nel camminamento. So, c'è soltanto un passaggio rognoso qui. So. I primi 200 metri, se li passi... Ma se li passo. Se li passi hai salvato il passaggio. Senti. Senti. Tu butti, distribuisci a quelli che sono rimasti senza. Forza, forza, ragazzi. Da poco ci siamo. Arriva il capitano con la compagnia. Quanti caricatori sono rimasti? Quelli, signor Cretta. Dai, dai, un momento. Ma cosa fa Pautasso che non spara? La rimane di Pautasso non funziona. Accidenti, forza. Pautasso, Pautasso, accidenti, cosa fai? Che inghiabbate, mi dai la briga, signor Tenente. Non ci voleva. Ma se lascia fare a metambi. Hai un po' di terra, vedrai che funziona lo stesso. Metti il caricatore. Subito, signor Tenente. Cosa hai fatto alla mano? Signor Tenente! Signor Tenente! Guardate laggiù! Cosa c'è? Vengono su anche da quella parte! Dove? Laggiù! Dalla sinistra! Figli di cani! Accerchiamento in piena regola, eh! Sotto, Pautasso, sotto! Questi olivermi tu o... Tra 10 minuti arriva il capitano. Come vai tu qui? Due volte sei feriti gravi, ti rimangono 15 uomini. Anzi 14, porca miseria, guarda là. E ragazzi, datemi tutti i caricatori che vi sono rimasti. Forza adesso, tra poco arriva il capitano. Lo fermo, signor Tenente. Tenente, questo è l'ultimo. 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 Ah, bravo. Che saluto al capitano. Ma lo salutare tu, capitano, vedrai. Sta per arrivare. Quanti caricatori sono rimasti? Sì, sì, minuti, sostenere. Dai, tu lì. Tirate giusto. Tra poco andiamo alla baionetta. Non posso alzarla, ma lo
sai niente, non sai niente, come voi, sotto capitano. Stare fermo, sotto capitano, stare fermo. Vuole dire il dottor? Insomma, riesci a vedere qualche cosa tu laggiù? Sì, sotto capitano. Ma come sai che non vedo niente? Ma come fai a vederci tu? Non vedo che polvere, né? Sì, sotto capitano, ma mi... Cosa vedi? Cosa fanno? Vanno avanti. Ostrega si va. Eccoli. E si rimane in via con la bandita. Ormai è stato il battaglione, sotto capitano. Il battaglione l'ha salvato il tuo tenente. Blau. C'era lui a tener duro. È stato proprio bravo il signor tenente. Eccolo, è stato di tutti, signor capitano. Non vedo niente. Allora come per Cori? Sta come per va. Padiglione B, reparto ufficiali. Di là da tende. Andata. Oh. Accidenti, come comune. Complimenti. Hai fatto presto a vedere la corda all'ospedale di Tirana, eh? E Sandri? Ah, dico, lo sai che tua moglie è qui? Come va a proposito? Ah, io bene, bene, grazie. E Sandri? Oddio, bene, sai, ogni tanto delle fitte che ti tolgono lo respiro, ma insomma... Aspetta, dove vai con quella gamba matta? 89, 80. Ho detto che deve essere la camera 85. Ma non mi lasci parlare, scappi. Tutto telegrafato, c'era una ragione, no? E tu, la stanza del capitano Sandri? Chi? Quello di ieri? Stava là, alla stanza numero 85. Porca miseria. Parlava tanto di te gli ultimi giorni. Per questo ti ho telegrafato. Speravo che tu arrivassi in tempo. Invece niente. Tieni, ha lasciato questo per te.